Bene, ci troviamo all'orto, è un orto didattico, è un luogo di meraviglia che condividiamo con i bambini delle scuole ed anche con gli adulti che collaborano a stare insieme, a creare spazi di condivisione e quindi a creare valore. A un certo punto ci siamo fatti una domanda molto semplice: se è possibile trovare un nuovo modello di collaborazione, di cooperazione, di convivenza, poiché sembra che quello nel quale finora abbiamo vissuto non sia propriamente il migliore possibile. Penso che la domanda sia lecita, se esiste un modello diverso che noi possiamo vivere tutti insieme e che ci dia una soddisfazione significativa, superiore rispetto a quello nel quale siamo immersi. La risposta sostanzialmente è sì. Ed è un modello molto semplice, al quale tutti possiamo partecipare, che in qualche modo fa parte del nostro DNA e che è interessante, poter, esperire tutti insieme, basta semplicemente la volontà di farlo. La visione è molto pratica ed è la seguente. Oggi tutti noi abbiamo bisogni da soddisfare ogni giorno di diversa qualità in diversa misura. Non possiamo sottrarci ai bisogni, fanno parte del nostro stare al mondo. E va benissimo, ma come li abbiamo soddisfatti finora questi bisogni? All'interno di un modello di sviluppo, che è quello che ci contiene, quello nel quale siamo immersi, il quale prevede sostanzialmente uno strumento che è percepito come un dio ed è il denaro. Quindi, se abbiamo la possibilità di spendere del denaro, dunque un reddito, tutti noi possiamo vivere, tra virgolette, in modo agile dentro questo modello di sviluppo. Direi che ci sono delle alternative da percorrere, in particolare forse ce n'è una più interessante di altre. E più interessante perché? Perché parla di come funziona la natura. E la natura funziona esattamente come funziona un essere umano. Il modello al quale faccio riferimento è un modello evolutivo. Noi possiamo creare la nuova società emergente nella quale vivere in pace senza più utilizzare il denaro, ovviamente in maniera intelligente, cioè con gradualità. Tutti abbiamo dei bisogni e tutti abbiamo necessità di soddisfarli. Possiamo farlo senza denaro, in modo intelligente e quindi graduale, entrando semplicemente con una ferma intenzione in una economia del dono, che chiamiamo anche rete del dono. Sostanzialmente si tratta di una semplice piattaforma, strutturata su un gruppo Telegram all'interno del quale noi possiamo scrivere ogni giorno, più volte al giorno, quali sono i nostri bisogni e quali doni possiamo offrire alla rete. Quindi, sostanzialmente, una piattaforma Telegram riusciamo ad utilizzarla tutti e tutti, ripeto, abbiamo dei bisogni che possono essere soddisfatti, in questo caso, dai doni. Ora immaginate che in una piattaforma possono esserci 10, 100, 1000, 3000 partecipanti e tutti, giorno per giorno, esprimono in maniera concreta, del tutto pratica, i loro bisogni, scrivendoli e manifestando i doni che possono liberamente fare alla rete alla quale appartengono. È molto semplice immaginare che in una rete nella quale i bisogni tendono
ad infinito, i doni tendono ad infinito, perché tutti coloro che appartengono alla rete, mentre esprimono i loro bisogni, stanno anche manifestando dei doni. E quindi tutti all'interno della rete possono incontrarsi senza far uso di denaro, soddisfacendo i bisogni che vengono espressi. Ovviamente si tratta di un processo graduale, quindi la rete crescendo sarà sempre più abile a soddisfare i bisogni che vengono espressi da chi vi partecipa. Non sarebbe intelligente uscire immediatamente dal modello di sviluppo che abbiamo creato e che ha bisogno del denaro. Non sarebbe possibile, sarebbe traumatico e dunque violento, non lo vogliamo. Possiamo uscirne in maniera pacifica, totalmente silenziosa, ma in modo enormemente potente, perché è un processo che può manifestarsi tra tutti noi che partecipiamo ad una rete del dono, con una semplicità disarmante e con una praticità e concretezza totale. È chiaro che nella gamma di bisogni una rete inizialmente non sarà abile, poiché ha pochi membri, a soddisfare tutti i bisogni che abbiamo, ma gradualmente lo diventerà, perché gradualmente la rete sarà sempre più popolata e dunque saranno sempre più i doni offerti e allo stesso tempo i bisogni manifestati. Il tutto funzionerà senza uso di denaro e quindi ogni membro non farà altro che corrispondere alla propria autentica, intima natura, quella di mettersi al servizio, non più dovendo pensare se prima ho una disponibilità economica, ma semplicemente manifestando un'intenzione ed una volontà, che è quella di donare e quella di esprimere i propri bisogni in una rete di pari, i quali sono abili a soddisfare bisogni manifestare doni. Quindi è un processo che può essere immediatamente praticato ovunque, possono essere create economie del dono ovunque, in maniera semplice, verranno create con una struttura identica ovunque. E questa è un'intenzione strategica. Immaginate una rete del dono in un quartiere di Milano. Ovviamente un quartiere di Milano conta qualche centinaia di migliaia di persone, quindi è ragionevole che una rete sia circoscritta ad un solo quartiere. Immaginate che più quartieri di Milano abbiano ciascuno una propria rete del dono. E usando ancora l'immaginazione, possiamo benissimo spingerci a vedere altre reti del dono in altre città d'Italia e luoghi, ma anche altrove, oltre i confini italiani. Cosa accade? Accade semplicemente che tu che sei abituato a utilizzare una rete del dono a Milano, dovendoti spostare in Sicilia, lungo il percorso o arrivato a destinazione, come vorrai, potrai tranquillamente connetterti ad una identica rete creata però a Palermo, o a Roma, o a Bologna, o a Napoli. E dunque il tuo viaggio potrà essere accompagnato dall'ingresso in tutte le reti del dono che tu incontri, le quali, popolate da umani come te, saranno ugualmente abili a quella di Milano alla quale partecipi nel soddisfare i tuoi bisogni. Quindi, arrivato a Roma, farai una pausa, una sosta di alcuni giorni e avrai buona parte dei tuoi bisogni soddisfatti dalla rete del dono di Roma. Poi proseguirai, arriverai a Palermo, si verificherà la stessa identica cosa. Ma immaginiamo che tu debba fare un viaggio, non so, a Barcellona, in Spagna, oppure in Centro America, e anche lì avrai altre reti del dono che funzionano con la stessa piattaforma, nello stesso modo, stessa struttura, progettate nello stesso identico modalità, e dunque tu, arrivato a Barcellona o a Città del Messico, ti aggancerai alla rete del dono
in quelle località e dovrai semplicemente conoscere lo spagnolo per utilizzarla in maniera efficiente. E così via. È scalabile ovunque, replicabile con facilità in ogni luogo, in ogni tempo e utilizzabile concretamente senza dover avere competenze particolari. La potenza della rete del dono, che chiamiamo, ripeto, anche economia del dono, sta nella manifestazione di quello che siamo. Sostanzialmente noi, utilizzandola, ogni volta che completiamo un'interazione all'interno della rete, la stiamo sottraendo al sistema. È quel sistema del quale siamo autori e utilmente ci ha portati ad un livello di pressione tale che non vogliamo più starci dentro. Allora usciamo in maniera intelligente, in maniera pacifica e con gradualità. Ogni interazione che noi riusciamo a concludere all'interno della rete del dono è sottratta al sistema. Si conclude senza utilizzo di denaro. La potenza dell'incontro all'interno di una dinamica del dono è qualcosa che le parole difficilmente riescono a restituire. Tu incontri qualcuno che forse conosci, forse no, quasi sempre non conosci, il quale dona se stesso qualcosa di sé a te che hai un certo bisogno. Non importa se si tratta di un bisogno materiale, immateriale, di un bene, di un servizio, questo è assolutamente irrilevante. L'importante è donare quello che si può donare, le tue competenze, le tue capacità, il tuo tempo per fare qualunque cosa. L'importante è manifestare i propri bisogni, quindi essere presenti all'interno di una piattaforma, di una rete. Con coraggio manifestarsi e vedere come letteralmente la vita poi provvede in maniera semplice e con una soddisfazione enorme affinché tu abbia i bisogni soddisfatti. È molto più semplice di quanto si possa immaginare. Sostanzialmente si tratta di fare l'esperienza, quindi di entrare in una rete del dono, in un'economia del dono, partecipare e manifestarsi con doni e bisogni ogni giorno, anche continuando a ripeterli, se al momento non c'è qualcuno che riesce a soddisfarli, noi possiamo postarli una o due volte a settimana, perché intanto la rete cresce e quindi accoglie altri umani che hanno competenze che magari sono in grado a un certo punto di soddisfare quei tuoi bisogni. E il bello è che non c'è una tassa d'ingresso, non c'è una struttura complessa, non c'è una struttura verticistica, non c'è chi impone delle regole, c'è semplicemente il desiderio di creare il nuovo mondo al quale siamo destinati. Noi non siamo venuti qui per essere oppressi, per dover accettare dei ricatti, in qualunque forma essi siano portati. Siamo qui per vivere nell'armonia, per vivere nella gioia, per crescere i figli in maniera sana, per avere una soddisfazione privata e pubblica nelle nostre manifestazioni di umani. Abbiamo necessità di questo e in questo percorso di consapevolezza arriviamo a conoscere sempre meglio chi siamo. Una rete del dono potenzia questo meccanismo. Interagendo su nuove basi e quindi senza l'utilizzo del denaro, noi riusciamo a costruire relazioni prive di conflitto o quantomeno diventiamo sempre più abili a sciogliere i conflitti in maniera immediata, semplice, col sorriso. Se siamo qui è perché sostanzialmente abbiamo creato una società utilmente disfunzionale, che ormai ci sta stretta, ne abbiamo visto tutti i limiti, particolarmente negli ultimi tempi, ma non solo. È forse arrivato il momento di farci delle domande profonde e di vedere come la vita funziona. La vita non funziona
e non può funzionare in maniera soddisfacente con degli strumenti artificiali. Noi apparteniamo a questo mondo, a questa natura, siamo il mondo e dunque dobbiamo applicare a noi le relazioni che la natura prevede. La natura funziona come un insieme di doni e bisogni. Ogni processo in natura funziona in maniera massimamente efficiente e non fa altro che manifestare un insieme di bisogni soddisfatti da un infinito numero di doni. È un processo semplice, è un processo che la natura utilizza ovunque nelle sue manifestazioni ed è un processo al quale non possiamo sfuggire se desideriamo vivere in armonia con i nostri simili. Quindi una rete del dono non fa altro che applicare queste modalità semplici e concrete alle relazioni umane, per privarle quanto più del conflitto e dunque per renderle sempre più armoniche. Una rete che è armonica è una rete nella quale i membri non creano conflitti o, se ve ne sono molto capaci di risolverli. È una rete nella quale c'è una solidarietà, c'è una cooperazione, nella quale si sta insieme, nella quale si vive una vita non più finta, una vita autentica, quella che siamo venuti qui a vivere, a sperimentare, per crescere nella nostra consapevolezza. Credo sia arrivato il momento di farlo. Abbiamo tutti gli strumenti da far emergere, li possediamo tutti, non occorre andare a cercare chissà dove, possiamo farlo in maniera concreta e immediata, possiamo manifestarci in un'economia del dono. Se già esistono nei tuoi territori puoi aderire, se non esistono puoi crearne una. Puoi fare riferimento ad un canale Telegram che si chiama Donare, nel quale è descritto il progetto. Ci sono le modalità di contatto. Puoi cominciare a realizzare quello che non è un sogno, ma finalmente puoi in questo modo entrare nella realtà. Cerchiamo di uscire dal sogno, dall'illusione, e cominciamo ad entrare nella realtà costruita con il nostro cuore, con le nostre mani, giorno per giorno, un passo alla volta. Possiamo farlo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, in una relazione di parità. È arrivato il momento di cambiare le carte in tavola, senza la violenza, affinché il nuovo che desideriamo creare sia potente e sia attuale, immediato, senza complicazioni. Ricordiamo sempre che le cose che funzionano sono semplici. Tutte le soluzioni in natura sono semplici. La natura, vista oltre le forme, funziona con processi assolutamente efficienti e assolutamente semplici. Se noi li portiamo nelle relazioni umane con una rete del dono, possiamo vivere ciascuno in maniera armonica, in relazione con gli altri, e arrivare a costruire con gradualità nel giro di tempi umani ragionevoli, il nuovo mondo al quale siamo destinati per diritto di nascita. Questo è il modello evolutivo che possiamo realizzare e al quale apparteniamo. Per essere pratici, vorrei anche brevemente descrivere ciò che già abbiamo creato. L'economia del dono già esiste. Concretamente, è nata in Svizzera, in Cantone Ticino, a Lugano, all'inizio del mese di dicembre del 2021. Una rete che gradualmente è cresciuta nella città di Lugano e adesso conta circa 100 partecipanti. Poi da una rete ne sono nate altre tre nei dintorni della città di Lugano e quindi qui in Ticino attualmente siamo ad aprile 2022, abbiamo quattro reti. Un'altra è nata in Sardegna, un'altra è nata in Centro Italia,
Tra pochi giorni ce ne sarà una ulteriore ad Aosta. Noi abbiamo cominciato qui a Lugano a fare delle esperienze bellissime, sostanzialmente tra sconosciuti. Quindi, solo interagendo all'interno di un canale Telegram con certe precise caratteristiche, siamo riusciti a sollevare dentro di noi quella qualità nella comunicazione e nello stare insieme che cercavamo sostanzialmente da una vita. Tutti noi abbiamo una grande fame di umanità che questo modello di sviluppo ci ha tolto. Ora lo abbiamo riconquistato interagendo in maniera molto semplice qui a Lugano, soltanto per ora con una rete che è arrivata a 100 membri. Ogni giorno qui ci sono i membri della rete che manifestano i propri doni e i propri bisogni, di tutti i tipi. C'è chi ha bisogno di 2 ore di babysitting, lo scrive nella rete e dopo poco qualcuno si manifesta, entra in casa sua e provvede a soddisfare quel bisogno, ci si ringrazia, si sta insieme, ci si conosce e poi ci si saluta. La rete del dono non è una rete di scambio, non è una rete del baratto. Semplicemente devi manifestare ciò di cui hai bisogno e i doni che puoi mettere in rete. Non importa chi li raccoglie, non importa a chi vanno i tuoi doni, semplicemente tu preoccupati di una cosa semplicissima. Manifesta i tuoi bisogni, esprimi i doni che puoi mettere in rete. Poi le probabilità incrociano in maniera semplicissima i doni con i bisogni. Sostanzialmente è la vita che agisce. Sembra un paradosso, ma invece è sorprendente la capacità che la vita ha di farti incontrare, il dono nel momento in cui hai il bisogno. Naturalmente, se non lo manifesti il bisogno, non incontrerai mai il dono. Hai bisogno di lezioni nel pomeriggio, nel doposcuola, per i figli che magari hanno delle carenze nelle lingue? Metti il tuo bisogno sulla rete. C'è l'insegnante steineriana o insegnante di scuola pubblica che è nella rete, la quale volentieri si presta a soddisfare questo bisogno. Tu hai un talento, puoi essere colui che mostra una sensibilità agli adulti per quanto riguarda la natura, quindi metti a disposizione le tue competenze di naturalista. Posso donare 2 ore ogni settimana di passeggiate nel bosco per conoscere la natura e vedrai chi partecipa. Hai dei bisogni materiali, devi fare un trasloco. Ho bisogno di aiuto per il mio trasloco. Metti il bisogno in rete e vedrai chi viene ad aiutarti. Probabilmente sarà uno sconosciuto, un uomo, una donna, giovani, anziani. Funziona così, sta accadendo. Hai bisogno di praticare, non so, le arti marziali. Metti quel bisogno in rete. Prima di andare in palestra, con o senza Green Pass, con o senza tampone, queste stupidaggini lasciamole a qualcun altro, semplicemente manifesta quel bisogno nella rete e vedrai se sarà soddisfatto. Abbi pazienza se non lo sarà subito, la rete cresce. Ma ci sono dei bisogni che intanto però non riuscirai a soddisfare nella rete. Benissimo, tornerai nel sistema, li soddisferai utilizzando il portafogli. Ma pian piano la rete, mentre cresce, riuscirà sempre più a soddisfare i tuoi bisogni e dunque sempre meno tu dovrai andare nel sistema a spendere denaro. Finché alla fine una rete sufficientemente popolata ed ampia sarà abile nel soddisfare quasi tutti i tuoi bisogni e spontaneamente tu, pian piano, non avrai più bisogno di andare nel sistema. Intanto avrai creato delle comunità nella rete, comunità che si occupano di fare l'orto, come facciamo qui a Lugano. Abbiamo già 2 orti. Comunità in grado di fare la pedagogia, pedagogia naturale, una pedagogia che non impone le nozioni, una pedagogia che fa emergere le risorse che hanno i tuoi figli. Tutto questo
Noi lo abbiamo lasciato alle spalle in questo modello di sviluppo. Possiamo tornare a viverlo concretamente, giorno per giorno, ma dobbiamo manifestare l'intenzione, dobbiamo partecipare ad un progetto del genere. Se stiamo solo lì a guardarlo e a fare dei calcoli mentali, non andremo da nessuna parte. Quindi cerchiamo di essere pratici, cerchiamo di fare scelte armoniche e che siano potenti. Questa ha tutte le caratteristiche per funzionare e per portarci in quel nuovo mondo che desideriamo. Grazie, un saluto agli amici di Zeitgeist e spero di conoscervi. E datevi da fare, non pensateci troppo e cercate di creare insieme a noi un nuovo mondo. Grazie.